Fitto Family, oggi è la giornata internazionale del... Vedete questa qua cos'è? Cos'è questo? È un gatto, Vittorio. Ma quale gatto? È un'ape. Oggi è la giornata internazionale dell'ape, ecco. Siccome è la giornata delle api, oggi voglio assolutamente vedere un'ape. Ok, voglio andare a vedere le api. Vittorio, per favore, non ci andiamo, io ho paurissima. Ma io voglio vedere le api. Senti Claudia, a me Vittorio non me ne frega niente, io voglio... Aspetta, al contrario. Ecco, dicevo, voglio vedere le api, ok? Le voglio annusare. Voglio dire che odore hanno le api. Secondo me di fiori con i petali, il nettare, buono. Io vado. No, cosa fai Claudia? Ti sto solo proteggendo. Proteggendo cosa? Proteggi la porta? Stai proteggendo? Per dirti che questa porta non si può nemmeno più aprire. Ah, davvero? Allora facciamo una cosa: se vinco a carto, sasso, forbice, io posso andare là dietro. Va bene. Gatto. No, gatto, no. Cane. Ah. No. Per me, per te. Uno, due, tre. No, aspetta, io sono pari. Per me, per te. Uno, due, tre. Ah, ho vinto no, io. Per te. 1, 2, 3. 5. Se vinco all'ultima, non l'abbiamo. Va bene. Per me, per te. 1, 2, 3. Ho vinto io. Non apriamo questa porta. Ma per carità, non apriremo questa porta per nessuna ragione al mondo. Sono le api. Vabbè, almeno vai tu. Oh Claudia, guarda, ci sta un orso di peluche gigante proprio laggiù. Oh sì, ma dove stanno questi orsi? Sta laggiù, controlla bene, io vado, Ok. Bene, finalmente adesso possiamo andare mentre lei è distratta. Prendiamo le chiavi e scendiamo giù nel parco perché io voglio vedere le api. E oggi è la giornata dell'ape e io voglio vedere l'ape. Bene, adesso che Claudia non c'è, possiamo andare giù e vedere le api. Silenzio. Andiamo a vedere le api. Facciamoci qua e vediamo se vediamo qualche ape. Vediamo se ci sta qualche ape qua in giro. Ape? No. C'è un gatto? Ci sta un altro gatto? C'è la mia macchina bellissima? E non vedo le api. Vabbè, comunque andiamo. Claudia, che cavolo ci fai qui? Non stavi a casa prima? Beh, visto che tu sei scappato, io ho deciso di farti un piccolo scherzetto comunque. Ritorniamo a casa, api? No, io scendo giù, tanto sono libero. Andiamo a vedere le api. Oh. Ciao Claudia, pure tu vieni a vedere le api? Io ci vado perché le api sono belle. Io invece rimani qui. Addio Claudia, ci vediamo. Non ha funzionato. Claudia, stai attenta a non cadere. Cadi. Claudia, tu cadi così. Cadi e ti fai male. Sta attenta. C'è un'ape? Sì. Dove? Sì. Dov'è l'ape? Vittorio, c'erano tantissimi insetti. Dove sono gli insetti? Guardate quanti fiori che ci sono. E se ci sono? L'ape! Dove? L'hai vista tu? Dov'è l'ape? Dov'è l'ape? Io non vedo nessuna ape qua intorno. Vittorio però non sa che le api sono più in là. E io l'ho portato in questo posto per far credere che qui ci sono le api, ma in realtà non c'è nessuna ape. Dai, Vittorio, aiutami a scendere. Scendi Claudia, calma. Occhio. Vittorio! Occhio! Sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vitto Family,
Io qua non vedo nessun'ape, quindi se qua non ci sono, dobbiamo cercare in un altro giardino, ok? Che c'è, Claudia? Il mangime per gatti. Il mangime per gatti? Che schifo, chi è che l'ha messo qua? Si raccolgono i rifiuti. Vittorio, chi è quel bambino che sta scappando? Meglio se andiamo un po' più là. C'è un bambino che sta scappando là fuori, ma chi è? Magari deve andare a scuola, non lo so. Magari pure lui vuole vedere le api. Vediamo se qua ci sono delle api. Magari qua c'è l'alveare. No. Guarda che bei fiori che ci sono laggiù, Claudia. Su quei fiori là in genere si posano le api. E quindi le api sono lì. Di là io conosco un posto dove ci sono tantissime api. Dove sono le api? Di là. Di là? Ma sì. Di là si esce fuori dal parco. No, no, aspetta Claudia, io non me la bevo, perché le api non si trovano fuori dal parco. Si trovano nel parco, non sono in città le api sono nella natura selvaggia. Vicino alle piante, vicino ai fiori, vicino a tutto ciò che è verde e colorato. No, sul cemento. Oh mamma, può darsi che là dentro c'è l'alveare. Che schifo, vediamo. No, c'è soltanto spazzatura. No. L'alveare in genere sta sugli alberi, quindi dobbiamo trovare l'albero. L'albero, quello là! No, però ha tutti quanti i rami tagliati. Quello là invece è troppo alto e io non vedo alveari là sopra. Dario, forse è lì. In quello là? Può darsi. Andiamo a vedere se là ci sta un alveare. Il cancello si sta aprendo. Qualcuno sta entrando. Sarà il signore delle api. Vediamo chi è. Oh, è il signore delle api. È il signore delle api. O magari il fattorino della pizza. No, no, non so chi sia. Oddio, ho trovato un'ape. C'è un'ape qua. Ho paurissimo delle api. Vuol dire che ci stiamo avvicinando. L'alveare delle api sarà qua vicino. Guarda, guarda, guarda. Guarda come succhia. Guarda come succhia dal fiore. Salve signor ape. Claudia, la voglio toccare. Voglio toccare l'ape. Voglio vedere che succede se tocco l'ape. Ehi, stai calma. Claudia, vieni. Vieni, vuol dire che l'alveare delle api è lì dentro. Vittorio, vedi quell'ape? La sì, vedi? Sì, la vedo quell'ape. Claudia, vieni, vieni, vieni. Andiamo a vedere le api. Claudia, vieni. Dai, non fare la fifona. Non fare la fifona. Claudia fa la fifona. Claudia fa la fifona. Claudia fa la fifona. Claudia fa la fifona. Ok, ciao. No, 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 Claudia, non mi lasciare da solo. Claudia, fifone, fifone. No, non sono assolutamente un fifone. Adesso io vado da solo a toccare l'alveare delle api. E così ti faccio vedere che non sono un fifone. Basta. Se no faccio la figura dello scemo, non del fifone. L'alveare delle api è qua dentro. Dovrebbe essere... Ecco, le sento. Dovrebbero essere dietro a questi cespugli qua vicino. Aspetta, eh. Oh, sento le api. Sento le api. Ho toccato l'alveare. Aspetta. Aia! Claudia, mi sono fatto malissimissimo alla mano, l'ape mi ha punto. Ma troppo male. Aia. Vittorio, beh, hai fatto la fine dell'anno scorso, fa vedere. No, Claudia, mi fa troppo male. Non posso farti vedere. Fa troppo male. Allora, sai che cosa? Saliamo sopra, ti metto l'alcol e fine della storia. E poi andiamo a mangiare quella buonissima lasagna. Dov'è la lasagna? Sopra. Dai, andiamo. Aspetta, aia, mi fa male la mano. 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 Smettila di lamentarti. Mi fa male la mano. Silenzio, adesso mettiamo l'alcol e sarà tutto finito. Va bene, io ti avevo detto di non scendere. Io te l'avevo detto, tu non mi hai ascoltato. E quindi adesso ben ti sto. Adesso che salgo sopra ti faccio vedere tutta quanta la mia mano. Sarà tutta quanta rossa e magari anche insanguinata. Mi fa troppo male.
almeno in tinta con la tua maglietta. Io mi sto facendo male e tu fai pure le battute, eh? È così che mi tratti, va bene. Aia, mi fa male la mano, mi fa male la mano, mi fa male la mano. Claudia, mi fa male la mano, mi fa male la mano. Ti stai lamentando da mezz'ora, ma davvero non ce la faccio più. Ma mi fa male. Ma dove hai messo le chiavi, Vittorio? Ce l'ho in tasca, aspetta amore, se le prendo. Claudia, io ti devo dire una cosa. Che cosa, Vittorio? Ecco, veramente io... Non è vero, scherzavo, non mi sono fatto niente. Ci sei cascata. No. Non ci sono cascate. Io sono Vittorio. Io sono Claudia, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.